Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione su Tris e sul canale 172. In apertura parliamo della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Siracusa perché i lavori sono fermi da diversi mesi, anche se la regione siciliana da qualche giorno ha sbloccato il finanziamento e questa mattina la protesta da parte del gruppo politico Siracusa Protagonista. Vediamo. Nuovamente fermo il cantiere per la costruzione del nuovo comando dei Vigili del Fuoco di Contrada Pizzuta. L'impresa ha bloccato i lavori perché non aveva ricevuto più fondi pubblici. Ma dopo che la regione siciliana ha sbloccato la nuova tranche, i lavori continuano a rimanere fermi. Questo è soltanto il secondo lotto, adesso questi lavori sono fermi da mesi, abbiamo il decreto che io faccio rivedere anche lei, dove appunto la regione una volta tanto, più che la regione, il Dipartimento di Protezione Civile è in regola con i pagamenti, quindi non si capisce il motivo per cui questi lavori sono fermi. E dopodiché vorrei ancora una volta ricordare che dall'ottobre del 2018 vi sono a disposizione altri 991.000 euro che erano il basta d'asta di questi lavori. Bisognerebbe fare la gara perché non è possibile che i lavori possano proseguire utilizzando i 991.000 euro senza fare la gara. Quindi bisogna fare una nuova gara, bisogna anche in quel caso aggiudicare i lavori, completare questi velocemente per poter iniziare il terzo lotto della caserma dei Vigili del Fuoco. Dopodiché l'opera sarà fruibile ai lavoratori. Il Covid con la caserma non c'entra completamente, anche perché vorrei ricordare che il ponte sul fiume Anapo verso Ferla è stato fatto tranquillamente e serenamente, che sulla bretella di collegamento fra il Lido di Noto e Paghino e Portopalo i lavori sono andati avanti nella stessa tranquillità e serenità. Stessa cosa dicasi per alcuni lotti dell'autostrada Siracusa-Gela, sono ripresi tutti i lavori, anzi vorrei ricordare che nell'ultimo DPCM il Presidente del Consiglio dei Ministri ha indicato come siano prioritarie le opere che riguardano caserme e scuole. E il comando provinciale dei Vigili del Fuoco è una caserma, quindi credo che l'unico motivo che abbia fino ad oggi impedito l'inizio dei lavori era il mancato pagamento da parte della regione. Torniamo a parlare del Caravaggio, come tutti i giorni in questo periodo, e perché i funzionari dell'Istituto Centrale di Restauro lunedì saranno a Siracusa per visionare appunto la tela del Caravaggio, il seppellimento di Santa Lucia. I funzionari dell'Istituto Centrale di Restauro saranno lunedì a Siracusa per osservare in dettaglio la tela del Caravaggio e il seppellimento di Santa Lucia. Il Ministero dei Beni Culturali ha avuto sollecitazione da più parti per eseguire una verifica sullo stato di conservazione del famoso dipinto, dopo che in queste settimane si sta discutendo del suo possibile trasferimento al Marto di Rovereto per una mostra. Il dipinto è stato sottoposto a due indagini radiografiche, la prima a Roma nel 2005 ad opera dell'Istituto Centrale di Restauro, la seconda nell'aprile del 2006 condotte dal Centro Regionale di Restauro della Regione Siciliana, che mostrano la presenza di evidenti alterazioni dovute ai precedenti restauri. L'ultimo intervento, ancora una volta curato dall'Istituto Centrale per il Restauro, è consistito in un'attenta rilettura critica dei precedenti restauri. Lunedì o al massimo martedì sarà in città anche il professore Vittorio Sgarbi, che come noto ha programmato la mostra a Rovereto e che, malgrado abbia detto di aderire alla sottoscrizione di oltre 300 intellettuali che sostengono che la tela non possa e non debba affrontare questo lungo viaggio, non sembra avere in realtà mollato la presa. Avranno il compito di stabilire se e quali danni vi siano, come sia possibile ripararli, se qualora vi fossero gli interventi di restauro vadano fatti a Siracusa o se sia necessario portare la tela a Roma. Nell'uno e nell'altro caso bisogna fidarsi dell'Istituto del Restauro. Quando in passato sono intervenuti comunque sulla tela, lo hanno fatto con competenza e responsabilità. Nel caso in cui si decidesse di intervenire, occorre però capire a chi spetta la competenza dell'intervento economico. In primis il Ministero dell'Interno attraverso il FEC, ma anche la Regione Siciliana potrebbe finanziare l'acquisto del materiale che è necessario per recuperare la tela. Era stato detto che la Regione non abbia alcun titolo a intervenire, in questo caso però ha i fondi a disposizione, quelli del Patto per il Sud, pari a 7 milioni e mezzo di euro, fondi statali, gli stessi con cui sta intervenendo con la somma di 3 milioni e mezzo per la costruenda caserma dei Carabinieri di Siracusa,
e per la Chiesa del Carmine di Francofonte. Intanto il deputato regionale Giovanni Cafeo ha chiesto al presidente della quinta commissione dell'ARS, Luca San Martino, un'audizione che ha per tema la condizione dell'opera, il seppellimento di Santa Lucia ed eventuali interventi di tutela e valorizzazione, alla presenza dell'assessore beni culturali, del fondo per gli edifici del culto, del centro regionale per il restauro e di comune, diocesi e sovrintendenza di Siracusa. Cambiamo argomento, parliamo della Util Service, nessuna nuova protesta all'orizzonte, ma per il sindacato ognuno deve rispettare il proprio ruolo. Vediamo il servizio. Polemiche in quest'ultimo mese si sono susseguite tra cause di mansioni che hanno visto coinvolte Ideal Service e Util Service. A prendere la parola è proprio la società Util Service in merito alla poca chiarezza sui ruoli assegnati. E i lavoratori nella nostra società, è scritto in un documento, ad oggi non hanno fatto alcun intervento né minacciato alcun, nonostante il taglio effettuato dall'amministrazione comunale abbia interessato principalmente uno dei servizi che da indispensabile per la cittadinanza e per i turisti. Quello bus navetta nel periodo estivo e nel periodo natalizio ha visto un impiego giornaliero di oltre 12 ore per ciascun autista, è diventato un servizio costoso e antieconomico. Su questo la società invita tutti coloro che hanno espresso un'opinione più o meno condivisibile a informarsi sui costi e sui ricavi leggendo gli atti pubblici in possesso dell'amministrazione. Altro discorso da chiarire a proposito di dichiarazione apparsa sui media sulla circostanza che un autista si sia presentato in un ufficio pubblico per un servizio assegnato alla CICLAT a personale della Util Service. Occorre premettere che l'ATI CICLAT Util Service è un'associazione temporanea di imprese orizzontale e quindi non esistono servizi blindati in capo a una delle due società, ma ognuna ha a disposizione personale qualificato che può svolgere tutti i servizi elencati nel capitolato d'appalto iniziale, e quindi sì, uffici comunali, front office, portierato, servizi cimiteriali, facchinaggio, manutenzione. Nel primo step è stato assegnato alla cooperativa su Monte ore complessivo di 1846, un totale di 528 ore da distribuire tra i dipendenti, due unità con il servizio di usciere al Vermexio per un totale di 50 ore settimanale, un'unità come usciere alla ragioneria per un totale di 25 ore, una unità per usciere mercato ortofrutticolo con 25 ore, un'altra alle politiche sociali per 30 ore, due unità per il settore igiene e sanità pubblica per un totale di 60 ore, quattro ai servizi cimiteriali per un totale di 101 ore, cinque unità per la manutenzione attenzione al facchinaggio palchi per un totale di 176 ore e due unità come servizio di affissione e deaffissione per un totale di 72 ore. In questo ha già dimostrato, scrive nella nota l'azienda, la nostra disponibilità ad accettare una quota inferiore a quella che ci spetta per legge, che è pari al 35% del monte ore complessivo. 1846 ore sono state incrementate di altre 300 ore che devono però ancora ricevere la via ufficiale. Alla luce di quanto chiarito, qualcuno debba spiegare, scrive ancora la Util Service, l'opinione pubblica, cosa ci sia di scandaloso nell'assegnazione in un ufficio pubblico di un ex autista regolarmente diplomato in una scuola pubblica statale con conoscenza informatica riconvertito con un cambio di contratto. Parliamo di Immuni adesso, l'app del governo che serve per rintracciare i contagi da tracciare, più che rintracciare i contagi da coronavirus, da lunedì scorso attiva anche in Sicilia. Ecco che cosa ne pensano i siracusani tra chi non la conosce e chi invece l'ha già scaricata sul proprio smartphone. Ho scaricato l'app, è un'ottima, può essere un'ottima soluzione, ma può anche essere ancora migliorata. Può essere migliorabile. Sono solo alcuni milioni gli italiani che ad oggi hanno scaricato Immuni, l'app del governo che serve per tracciare contagi da coronavirus. Pochi in proporzione alla popolazione italiana, che ammonta a circa 60 milioni di abitanti. E stando alle interviste che abbiamo realizzato in centro, sembrerebbero pochi anche i siracusani che hanno attivato l'app, disponibile in Sicilia da lunedì scorso. A Siracusa penso che non siamo poi tanti, perché non sto avendo una ridondanza con l'applicazione quando cammino, quando sono in giro. Conosce l'app Immuni? No. L'app del governo per tracciare i contagi da coronavirus? Ah, sì, ho capito, sì. L'app Immuni. E cosa? Conosce l'app Immuni? Veramente no. Non ho avuto modo di informarmi in merito a questa cosa. No.
penso che sia una cosa utile che può tornare utile all'intera collettività. Conosce l'app Immuni? Sì, certo. Ne hanno parlato tanto in televisione, sì, la conosco. L'ha scaricata? No, non l'ho scaricata. Non lo so se la scaricherò più l'app. Conosci l'app Immuni? No. Che cos'è? Non lo so. L'app del governo per tracciare i casi di coronavirus? Sì, l'ho sentito parlare, però non l'ho installata, sinceramente. Come precisa Palazzo Chigi, si tratta di un'app che rispetta la privacy. Immuni, infatti, non raccoglie nome, cognome, data di nascita, numero di telefono, indirizzo email e altri dati identificativi delle persone con cui si entra in contatto. Nonostante le precisazioni del governo, però, qualcuno ha ancora qualche dubbio al riguardo. E sono assolutamente contrario ad utilizzarla, perché non è segno, non preserva la privacy. Non l'ho scaricata per una questione che di privacy, perché loro dicono che la privacy viene rispettata, però secondo me non viene rispettata. Essendo qualcosa che dovrebbe guardare al bene collettivo, anche se magari qualcuno di noi perde un pizzico di privacy, penso che nell'interesse di tutti possa essere accettato un compromesso. Se anche ci fosse la violazione della privacy, questo sarebbe un buon motivo per violarla. Secondo te questa app rispetta la privacy? No, secondo me no, appunto per quello. Perché controlla tutti gli spostamenti e i movimenti che facciamo all'interno della città. Sinceramente privacy comunque. Non penso che si rispetti la privacy fino in fondo. Secondo me non la rispetta assolutamente la privacy. Gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, riceveranno una notifica e pertanto dovranno contattare il proprio medico di base. Così facendo si favorisce il contenimento dell'epidemia. Naturalmente, per garantire l'efficacia dell'applicazione, serve che Immuni venga scaricata da quanta più gente possibile, non dimenticando di attivare Bluetooth. Sono tre i comuni della provincia di Siracusa che hanno ottenuto l'ammissione alla valutazione della regione siciliana per la costruzione o l'ampliamento dei centri comunali di raccolta. Sono 87 progetti dei comuni siciliani ammessi a valutazione dalla regione siciliana per realizzare nuovi centri comunali di raccolta rifiuti o potenziare quelli esistenti. Il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha pubblicato gli elenchi delle stanze ammissibili e di quelle escluse per destinare oltre 21 milioni di euro dal PO FESR 2014-2020. Adesso la commissione di valutazione stilerà una graduatoria sulla base dei criteri previsti dal bando. I centri comunali di raccolta rientrano tra le iniziative del governo Musumeci per migliorare la raccolta differenziata nei comuni. Gli enti esclusi potranno nel frattempo presentare le proprie osservazioni. L'assessore regionale Alberto Pierobon spiega che questa misura, che sta cercando di portare a compimento tra mille difficoltà burocratiche, contribuirà a migliorare la raccolta differenziata e il servizio per i cittadini. Sarà cura dell'assessorato stanziare altre risorse che, assieme all'economia di gara, consentiranno di dare risposte a più iniziative possibili. Il bando, affirma il direttore Salvo Cocina, metteva a disposizione circa 16 milioni di euro per la costruzione di nuovi impianti e 5 milioni per migliorare quelli già esistenti. I centri comunali di raccolta dovranno rispettare le norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e non dovranno creare rischi per aria, suolo, acqua, fauna e flora, oltre che non provocare rumori e odori. Dovranno anche essere previste adeguata viabilità, pavimentazione impermeabilizzata, recinzione e barriere. Per quanto riguarda la provincia di Siracusa, i centri comunali di raccolta ammessi alla valutazione sono in tutto tre: quello di Canicattini per un finanziamento previsto di 640.000 euro, quello di Sortino per 550.000 euro e poi l'ampliamento di quello di Francofonte per 41.000 euro. La cronaca adesso con un'operazione che ha portato al sequestro in applicazione del codice antimafia di quattro appartamenti in Ortigia, nel centro storico quindi di Siracusa.
riciclava i proventi dell'attività illecita di spaccio e di traffico di stupefacenti acquistando appartamenti in Ortigia. Su proposta avanzata dalla Procura, gruppo misure di prevenzione del Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, è stato disposto il sequestro di beni ritenuti riconducibili ad Angelo Messina, più volte condannato in via definitiva per reati attinenti a traffici illeciti di sostanze stupefacenti e attualmente imputato per sessione per delinquere finalizzata al compimento degli stessi reati. Il provvedimento finalizzato alla confisca è stato eseguito nella giornata odierna dai carabinieri e del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale, portate avanti mediante la valorizzazione di attività intercettive e approfondimenti patrimoniali, hanno consentito di far luce sugli espedienti posti in essere da Messina per acquisire nel tempo un corposo patrimonio immobiliare nell'isola di Ortigia, ostacolandone la riconducibilità alla sua persona. Il provvedimento emesso ai sensi del codice antimafia ha recepito le risultanze investigative dei carabinieri, che hanno dimostrato come Messina, dedito tra l'86 e il 99, poi tra il 2016 e il 2017 in modo professionale, spiegano gli investigatori, al traffico allo spaccio di stupefacenti, avvalendosi della collaborazione dei propri familiari, tutti coinvolti nella fiorente attività criminale, abbia acquisito 4 appartamenti nell'isola di Ortigia impiegando i proventi delle proprie attività illecite. Le indagini, particolarmente analitiche, hanno infatti messo in luce come Messina e il nucleo familiare in quegli anni percepissero redditi leciti talmente esigui da non poter giustificare l'acquisizione degli immobili. Messina, inoltre, sapendo di costituire la figura di particolare interesse per le forze dell'ordine, aveva intestato la titolarità degli appartamenti alla moglie e a uno dei figli, provvedendo altresì a separarsi fittiziamente dalla consorte per avere modo di sostenere e di non disporne. L'approfondimento dei profili di riconducibilità degli immobili, i carabinieri hanno invece appurato che Messina convive ancora stabilmente con la consorte e che ha in effetti fino ad oggi goduto della disponibilità degli appartamenti. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, linea alla regia per i consigli, poi torniamo con le altre notizie. Vi aspetto. La sala operatoria dell'unità funzionale di oculistica si è dotata di un nuovo microscopio e di strumenti di ultima generazione, utilizzati negli interventi di microchirurgia oculare e soprattutto negli interventi di cataratta. Nuova strumentazione all'avanguardia per la chirurgia oculare, ma soprattutto la cosa importante che è arrivata sono le nuove lentine intraoculari in grado di correggere tutti i difetti visivi, miopia, ipermetropia ed astigmatismi. Quindi nuovi investimenti per la Villa Rizzo e soprattutto maggiori servizi alla tutela dei nostri pazienti. Casa di cura Clinica Villa Rizzo, via Sebastiano Agati Siracusa, info 0931 70 81 11. Tropical Caffè è una vera esperienza del gusto, un caffè dal sapore deciso che risveglia il tuo ottimismo. Per la tua attività commerciale scegli Tropical Caffè. E adesso potrai gustare l'aroma di Tropical Caffè anche in cialde e capsule per qualsiasi macchina da caffè. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale che riprendiamo con la cronaca. Il PM di Siracusa Salvatore Grillo ha aperto un'inchiesta sul ritrovamento la scorsa notte del cadavere in mare a circa mezzo miglio dal porto grande di Siracusa, un cadavere che è stato il proprietario di una barca a vela a rintracciarlo, che stava facendo ritorno nella rada appunto di Siracusa, a segnalarlo alla capitaneria di porto e a fare la macabra scoperta, avvertire appunto la stessa capitaneria. Con una motovedetta i militari hanno recuperato i resti umani e trasportato a riva. A indagare sono anche i poliziotti intervenuti non appena è scattato l'allarme. Il pubblico ministero ha disposto una prima ispezione cadaverica eseguita dal medico legale, a cui lo stesso ha conferito incarico. Il cadavere si presenta in stato di decomposizione. Gli investigatori stanno eseguendo delle verifiche sulle denunce di persone scomparse. Confermata in appello la condanna per uno dei ragazzi che la notte del 9 settembre di 4 anni fa uccisero a Floridia, il panificatore Sebastiano Sortino. Vediamo.
È stata confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania la condanna a 16 anni e 8 mesi di reclusione nei confronti del floridiano Dylan Foti. 22 anni, doveva rispondere del concorso anomalo, avendo partecipato all'attività preparatoria dell'agguato ai danni di Sebastiano Sortino, il panificatore ucciso a colpi di arma da fuoco la notte del 9 settembre 2016 a Floridia. Per lo stesso omicidio sono stati già condannati dai giudici di secondo grado due amici di Foti, che all'epoca dei fatti erano minorenni, uno a 15 anni di reclusione e il secondo invece a 15 anni e 8 mesi di reclusione. Secondo la ricostruzione che ha fatto l'accusa, Foti e gli altri due giovani avrebbero voluto dare una lezione al commerciante con cui avevano litigato poco prima dell'agguato, perché li avrebbe allontanati in malo modo dal suo locale dopo averli visti importunare i dipendenti. Per i giudici, insomma, Dylan Foti era consapevole di cosa stessero facendo gli altri due minori e nulla ha fatto per evitare che i tre tornassero armati sul luogo dell'agguato con l'intento di sparare o all'indirizzo dell'auto o contro la vittima, anche se solo con lo scopo di farlo spaventare. La difesa dell'imputato aveva insistito che non vi fosse alcuna volontà dell'ora assistito di uccidere la vittima, puntando tutto sulla desistenza che Foti avrebbe manifestato al momento dell'agguato. Tragedia evitata verso le ore 11 di oggi nella zona balneare Settebello, poco distante da Agnone Bagni. Due persone, padre e figlio, infatti avevano deciso di fare il bagno nonostante le condizioni del mare non lo consentissero. I due, in effetti, dopo essersi tuffati in acqua, si sono trovati subito in difficoltà ed hanno chiesto aiuto ai bagnanti che si trovavano sulla spiaggia. Anche il soccorritore però ha avuto delle grosse difficoltà e la tragedia sarebbe scoppiata in mare se due vigili del fuoco del distaccamento di Lentini non si fossero premurati di dare aiuto al soccorritore colpito da un improvviso malore. L'uomo, grazie al tempestivo intervento dei suoi soccorritori, è stato portato a riva unitamente agli altri due bagnanti. La peggio però è toccata al primo soccorritore, per il quale è stato necessario il trasporto con l'eliambulanza del 118 al Cannizzaro di Catania. Provvidenziale in questo caso è stato l'intervento dei due vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, che si trovavano sul luogo per servizio, che oltre a mettere in salvo i tre bagnanti, hanno evitato una tragedia che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. I poliziotti del commissariato di Augusta hanno arrestato e portato alla casa circondariale di Brucoli un 39enne al quale è stata sospesa la misura cautelativa della detenzione domiciliare che scontava nell'abitazione della compagna. I poliziotti sono intervenuti a causa di una lite a seguito della quale l'uomo aveva gravemente minacciato la donna colpendola ripetutamente alla presenza della figlia di 10 anni. Nonostante la presenza degli operatori di polizia, l'uomo ha continuato a proferire gravi minacce nei confronti della convivente e la stessa notte è stato collocato in un differente domicilio in regime di detenzione domiciliare. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare il delitto di maltrattamenti in danno della donna e pertanto l'uomo è stato denunciato e a seguito di un'apposita richiesta da parte del commissariato il magistrato di sorveglianza ha sospeso il beneficio della detenzione domiciliare ripristinando il regime carcerario. Sempre in tema di violenza tra le mura domestiche, dopo serrate indagini scaturite a seguito dell'intervento degli agenti il 12 e il 13 giugno, quando un uomo ha colpito ripetutamente l'ex convivente con pugni e calci al volto, tirandole i capelli e versandolo addosso della candeggina, cagionandole un trauma cranico, un trauma all'occhio sinistro, è stato notificato all'uomo un decreto di non avvicinamento. Lasciamo la cronaca e occupiamoci di un importante riconoscimento, quello per il dottor Franco Cirillo, nominato membro onorario della Società Europea di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il dottore Franco Cirillo è stato nominato membro onorario dell'ESPRM, che è la Società Europea di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il riconoscimento gli è stato comunicato attraverso una lettera inviata dal professore Nicolas Christodoulou, presidente dell'ESPRM, che gli sarà conferito poi ufficialmente il 19 settembre a Belgrado, in occasione del prossimo congresso europeo. E sicuramente è un riconoscimento di prestigio e devo essere sincero, mi ha fatto tantissimo piacere, anche perché viene in un momento della mia vita particolare, un momento che ho attraversato difficile, che ho superato
e che mi fa capire come tutto quello che si è fatto nella vita e ci si è spesi, alla fine paga. Quindi il fatto che a livello europeo abbiano riconosciuto l'impegno di un professionista, ma soprattutto di una struttura, ecco, a questo punto io cambio l'obiettivo, è la struttura che in effetti è premiata, è la scuola euromediterranea. Scuola euromediterranea che è realizzata a Siracusa, in 15 anni ha fatto formazione per migliaia di giovani medici provenienti da tutti i paesi dell'area del Mediterraneo, che si sono incontrati ogni anno a Siracusa, hanno fatto un'esperienza meravigliosa sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano. Sai che bello vedere un ragazzo che viene dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Bielorussia, fraternizzare con un ragazzo che viene da Israele, dalla Palestina, dal Marocco, dalla Tunisia. Ecco, questo spirito internazionale effettivamente è stata ed è ancora oggi, non so per quanto, perché è difficile portare avanti una struttura del genere negli anni. Io mi auguro che ci sia qualcuno che poi possa raccogliere questo testimone e portarlo avanti. Quello che dove mi sono speso io in questi anni possa avere un qualcuno che possa nel tempo ripercorrere questa strada, perché Siracusa lo merita, così come ci sono state altre istituzioni importanti, ne cito una, l'ISIS per esempio. Non pensate che questa sia meno importante proprio per la dimensione internazionale. Continua il lavoro della prefettura di Siracusa per sostenere la ripresa economica del territorio. Vediamo il servizio. Grazie ai fondi del Programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020 prosegue l'impegno del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Siracusa nell'azione di supporto ai comuni per il reperimento dei fondi europei e la gestione dei relativi progetti appositamente rimodulata d'intesa con i sindaci per sostenere la ripresa economica del territorio. Tra le diverse iniziative, un ciclo di webinar per l'approfondimento di tutti quegli aspetti che consentono di ottimizzare la capacità di spesa per gli enti locali con l'ausilio di esperti della materia. Nel terzo appuntamento di oggi si è parlato di programmazione europea 2014-20 con l'obiettivo di fornire un inquadramento generale delle politiche di coesione e sui fondi disponibili. Sono state inoltre programmate sessioni specifiche su immigrazione, i fondi del Ministero dell'Interno per l'integrazione dei migranti e sull'europrogettazione, redazione delle proposte progettuali e project management, con un focus specifico dedicato alle iniziative di sviluppo urbano sostenibile promosse dall'Unione Europea. Ed eccoci allo sport, alla pallanuoto. Il presidente della FNI, la Federazione Nazionale Italiana appunto di nuoto e pallanuoto, Sergio Parisi, ieri sera a Siracusa per partecipare alla presentazione della Walk of Fame. Ieri la presentazione della Walk of Fame, l'iniziativa del Circolo Canottieri Ortigia per ricordare gli atleti siracusani che hanno ottenuto risultati di rilievo internazionale. Alla cerimonia ha partecipato il presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto, Sergio Parisi. Questi momenti di rinascita attraverso la gestione degli impianti, attraverso società qualificate e titolate come l'Ortigia, che sono un patrimonio del nostro mondo sportivo, in particolare anche io da presidente di federazione. Sottolineo questo straordinario lavoro che fa la pallanuoto, che fanno le società affiliate alla Federazione Italiana Nuoto, che portano in alto i colori delle nostre città siciliane e devo dire in particolare su Siracusa. Diciamo che tutto il mondo pallanuotistico deve essere grato alla città di Siracusa. Voglio ricordare che parte delle medaglie olimpiche sono state costruite qui a Siracusa, e quindi davvero dobbiamo essere grati a tutto il movimento, alla città di Siracusa. Siamo in chiusura, allora vi ricordo l'appuntamento con Punto e a Capo, già andato in onda in diretta alle 14.30, replicato subito dopo questa edizione del telegiornale con il sindaco di Noto Corrado Bonfanti, che ci parla del suo tour nella Val di Noto ma anche della stagione balneare ormai avviata, dell'ospedale Trigona ed altro. Prima ancora della sigla del telegiornale, vediamo insieme le notizie sul meteo.
Amici Trebi Meteo, un saluto da Luca Pace. Nella giornata di domenica avremo il rinforzo di un campo di alta pressione sull'Europa occidentale, mentre sull'Italia avremo la discesa di correnti un po' più fresche sul bordo orientale, appunto, di questo anticiclone, che rinnoverà condizioni di instabilità, specie al centro-sud. Vediamo nel dettaglio la nuvolosità attesa per la giornata di domenica. Come potete vedere, già dal primo pomeriggio addensamenti sulle regioni centro-meridionali, con occasione per rovesci e temporali sparsi, specie sulle regioni del versante tirrenico. Vediamo in definitiva quindi la previsione per l'Italia per quanto riguarda la giornata di domenica. Al nord tempo stabile, soleggiato ovunque, con clima tipicamente estivo. Al centro-sud invece si rinnovano condizioni di instabilità, con rovesce temporali più probabili a ridosso dei rilievi appenninici, ma poi nel corso del pomeriggio in serata locali sconfinamenti, in particolar modo lungo le coste del versante tirrenico. Per quanto riguarda le temperature massime, in generale rialzo, in particolar modo al nord, con punte anche superiori ai 30 gradi. In generale calo invece le temperature, specie al sud. Per questo aggiornamento è tutto, ulteriori dettagli come sempre scaricando l'app gratuita Trebi Meteo. Tutto per quanto mi riguarda, grazie per la vostra cortese attenzione, vi lascio alla replica di Punti a Capo. Arrivederci e a risentirci.